Buonasera e ben ritrovati con la Serie B targata Telenord. Sogna lo Spezia secondo in classifica perché vince in rimonta contro l'Ascoli. Invece Dentella ci ha preso gusto ormai a pareggiarla nei minuti di recupero, questa volta al 92esimo. Mancosu firma il 2-2 finale al Penso con il Venezia. Analizzeremo dunque ancora risultati positivi, naturalmente con il nostro Tommaso Imperato. Ciao Tommy. Ciao Sara, buonasera. È stato un weekend sicuramente importante, con risultati altrettanto importanti per Entella e Spezia. Hai detto bene tu, un pareggio esterno per l'Entella, una vittoria per lo Spezia, ma andiamo a vedere appunto i risultati di questo weekend con il derby toscano tra Empoli e Pisa. Eccolo qua, che è finito 2-1 per i padroni di casa. Vince il Chievo, che si rilancia in zona playoff contro la Salernitana. La Juve Stabia batte 3-2 il Crotone. Abbiamo detto Venezia 2, Entella 2, Spezia 3, Ascoli 1. Vittoria in rimonta preziosissima che dà filotto alla squadra di Italiano. Andiamo a vedere anche la classifica. Come sempre vediamo il Benevento fare un campionato a parte, a 57 punti sogna lo Spezia, a 40 punti però in coabitazione con il Frosinone. Risale la china l'Empoli, che con 3 vittorie consecutive ritorna a ridosso della zona playoff. Per quanto riguarda invece l'Entella, è sempre, diciamo, compreso nella zona playoff, ma appunto la classifica è estremamente corta, Tommaso. Sì, diciamo che ci sono le nobili decadute, che sono Chievo e Empoli, che sono un attimino in ripresa perché sono appunto a ridosso della zona playoff. Per quanto riguarda il Benevento, il discorso campionato è praticamente chiuso. Parleremo, approfondiremo lo Spezia, che sta disputando un campionato straordinario ed è a 40 punti. L'Entella pareggia e rallenta un pochino, ma tant'è, è sempre lì. L'Entella pareggia e rallenta un pochino, ma prima di parlare della partita, Tommy, andiamo a sentire subito le reazioni dei due allenatori, che a quanto pare hanno visto due partite diverse. Andiamoli a sentire. Col pareggio non sono felice sicuramente, sono rammaricato e un po' triste, perché la partita dice tutta un'altra cosa. La partita dice che noi abbiamo fatto 6 palle gol nitide e che il Venezia ha fatto un gol, il primo su un fuorigioco di 2 metri su rigore, non so se avete visto, io sì, e su un calcio piazzato. E noi abbiamo sbagliato l'impossibile oggi e non siamo stati bravi a punire il Venezia, che poi è addirittura andato in vantaggio per 2 volte. E sarebbe stato un sacrilegio oggi non portare a casa nemmeno un punto. Nonostante ciò, vi dico che la partita è stata fatta bene, è stata fatta per come l'avevamo preparata. Sapevamo che loro sono una squadra fisica che aggredisce molto, molto alta, e che ti può creare situazioni pericolose anche dal nulla. Così è stato. Però se dobbiamo parlare della partita, oggi vi dico che la partita l'avremmo meritata assolutamente noi. Poi è vero che all'ultimo minuto, gli ultimi 2 minuti, pareggi e sei anche felice, perché rischi di portare a casa 0 punti, quindi andiamo a casa sicuramente con un pareggio importante, ma rammaricati del fatto che abbiamo creato veramente tanto e non siamo riusciti a fare gol. Mister di casa si rammarica per aver fatto solo un punto, hanno pareggiato al 92esimo su un infortunio nostro con il portiere Zoppo in campo. Se si rammaricano per non averla vinta, veramente, vabbè, però si può dire tutto. Quando date un microfono e la possibilità di parola, chiunque può dire qualcosa, e accetto quello che dice il mister, non lo condivido per niente. Ovviamente può dire che forse l'Entella non meritava di perdere, però stava perdendo fino al 92esimo e la partita l'abbiamo fatta noi. 2 gol per tempo, l'Entella appunto la pareggia al 92esimo, ma Tommaso, chi l'ha fatta la partita quindi? Ma c'era una famosa gaffe televisiva in cui un giocatore diceva: sono completamente d'accordo a metà con il mister. Direi che in questo caso Boscaglia ha ragione a dire che si è sbagliato l'impossibile, nel senso che nella ripresa il gol di Mazzitelli da sbagliare era veramente impossibile, perché c'è stata un'occasione clamorosa per l'Entella dopo i 2 rigori del primo tempo. Poi il Venezia è andato in vantaggio, io credo che alla fine il pareggio sia il risultato più giusto. Ecco, in questo pareggio è arrivato il 9° centro stagionale per la Zanzara, De Luca. Numeri straordinari quest'anno, ha parlato anche lui nel post partita. Un pareggio che ci sta un po' stretto, perché comunque penso che nel secondo tempo siamo stati molto superiori a loro, abbiamo creato molto di più. Dispiace per questo pareggio, però ce lo teniamo stretto perché l'abbiamo recuperato nel finale. E quindi dimostriamo ancora di essere una squadra con un gran carattere che non molliamo mai, e quindi pensiamo subito alla prossima partita. Ci fa solo che piacere quando ci sono più tifosi
a vederci, sia in casa che fuori casa, quindi sono la nostra forza e speriamo sempre di averli così. Ecco, questi, Tommaso, sono i numeri della Zanzara De Luca, insomma un giocatore che al di là dei 9 gol ha sempre o quasi sempre partecipato alle azioni offensive dell'Entella. Sì, è un giocatore importante, è un giocatore maturo perché ormai comunque ha 29 anni, ha calcato spesso i campi di Serie A, un giocatore sfortunato ma che adesso è molto importante se consideriamo che non solo è il miglior marcatore ma ha segnato il doppio dei gol del secondo miglior marcatore dell'Entella, quindi forse è brutto dire che l'Entella sia De Luca dipendente, ma è corretto dire che sicuramente De Luca giova tanto alla squadra di Boscaglia, è un giocatore importantissimo. Certamente l'Entella non può prescindere da De Luca e se finora il campionato dell'Entella è stato sorprendente, certamente non si può non definire una favola, quella dello Spezia, uno Spezia che per l'ennesima volta ha dimostrato non solo di saperla rimontare, ma anche una prova di carattere. Che partita è stata, Tommaso? Ma è stata una partita vinta in rimonta dopo il gol dell'ex Genoa Morosini nel primo tempo, poi nel secondo l'espulsione di Troiano dell'Ascoli ha facilitato la vita agli Aquilotti. Che hanno subito dato l'impressione di voler vincere questa partita. Il gol è arrivato poco dopo con Mastinu, i cambi hanno fatto la differenza, proprio Mastinu, poi Jasy che era titolare e Nzola che ha segnato l'ennesimo gol per lo Spezia, vittoria in casa, pardon, importantissima che dà continuità. Sì, tra l'altro Jasy che è partito come prima punta, ruolo che solitamente non è suo, poi una volta spostato ha fatto gol, quindi insomma ha dimostrato che forse quello è il suo ruolo. Ha parlato appunto l'allenatore Vincenzo Italiano, allora andiamolo a sentire. Come dico sempre, pensare prima a pareggiarla e poi, se si può, anche vincerla. È stato così, sono felice perché è subentrato ancora una volta che mette il timbro nei marcatori. E Mastino, Nzola, questo è lo spirito e mi auguro che possa continuare così. In questo momento lo Spezia è in una zona di classifica che finalmente fa ben sperare, perché io non mi dimentico del periodaccio che abbiamo attraversato. Sono contento della nostra classifica, del nostro momento, della crescita dei ragazzi, ma non dobbiamo dimenticare che ancora mancano tante partite. La Serie B è imprevedibile, può succedere e capitare di tutto. Ecco, questo è il cammino degli Aquilotti sinora, come ha detto Italiano, il periodaccio dello Spezia è passato, ha saputo reagire, insomma, anche cromaticamente si vede la differenza. Sì, hai detto bene, è ben diviso dai colori l'andamento del campionato degli Aquilotti. Hanno iniziato male, ma hanno iniziato male perché con un mister come Italiano ci vuole pazienza, perché è un bravo mister che fa giocare bene la squadra, però i concetti non sono facili da assimilare. Una volta assimilati, vengono fuori. Il gioco dello Spezia è forse quello più bello della Serie B, mi sbilancio, e quindi paga. È ovvio, il Benevento ha un organico fortissimo, però proprio per questo motivo è primo, anche perché ha grandissime individualità. Come gioco lo Spezia è straordinario. Grandissime individualità, hai detto bene, ne abbiamo sentite due, precisamente due dei 3 marcatori della giornata, Jasy e Mastinu. Sfortunatamente siamo andati in svantaggio. Il mister ci ha dato la sveglia nei spogliatoi e siamo riusciti a ribaltare la partita, quindi sono felicissimo. Sì, Paolo mi ha dato una gran palla, io mi sono inserito e ho tagliato davanti al difensore e ho impattato di testa. Sono contento perché di testa ne ho fatti pochissimi, quindi sono doppiamente contento. Da diverse partite che chi entra dà una svolta, sia quando stiamo vincendo, sia quando stiamo pareggiando o perdendo. Comunque questo denota un attaccamento, un'unione, una coesione del gruppo importante. Gestire tanti giocatori importanti, secondo me, non è mai semplice. Lui ci mette del suo, noi, da grandi professionisti quali siamo, nessuno escluso, credo che gli diamo la serenità di poter scegliere l'undici da mandare in campo che lui ritiene migliore. Abbiamo detto due dei 3 marcatori perché il terzo è Nzola, ricordiamo, arrivato nel mercato di gennaio, 6 presenze e 4 gol e numeri impressionanti, Tommaso. Sì, numeri impressionanti, tra l'altro lo abbiamo già detto contro l'Ascoli, non ha giocato titolare, ha giocato
non ha giocato neanche Galabinov, che avrebbe dovuto giocare titolare, è andato in tribuna, comunque si è scelto di giocare con Jasi prima punta, magari anche per dare un po' di riposo a Nzola, però quando è entrato ha fatto gol, è veramente un Nzola diverso da quello visto nella prima metà di campionato a Trapani, è un giocatore importantissimo per lo Spezia, che davanti ha veramente tanta scelta. Due sabati fa Italiano si rammaricava di aver dovuto lasciare in panchina Ricci, che poi era entrato e aveva segnato. Insomma, chi gioca nello Spezia fa bene e c'è una sana competizione. Ecco, Spezia che ora dovrà prepararsi per due trasferte consecutive, la prossima contro il Trapani e poi andrà a Benevento. Benevento che invece sarà la prossima avversaria dell'Entella. Ma andiamo a vedere tutta la prossima, il programma della prossima giornata, perché oltre a Entella e Spezia si giocano naturalmente altre partite. Sì, assolutamente, il Pordenone va con il Chievo, che è una sfida importante perché appunto il Pordenone è in calo mentre invece il Chievo dimostra di essere in salute, l'hai detto tu, c'è una partita molto difficile per la Ligure, per la squadra chiavarese, l'Entella con il Benevento, in casa si aspetta una buona affluenza di pubblico, lo Spezia va a Trapani che invece è in difficoltà e ne viene da una bruttissima sconfitta con la Cremonese. Il tempo a nostra disposizione è terminato, ti chiedo di chiudere velocissimamente con due pronostici, Tommaso. Vince il Benevento contro l'Entella e vince lo Spezia. Bene, è finito il tempo a nostra disposizione, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento con la programmazione di Telenord e noi ci rivediamo martedì prossimo sempre alle 18.